Proseguono le audizioni nella commissione d'inchiesta sullo scandalo Banca Monte dei Paschi. Abbiamo ascoltato due ex sindaci del comune di Siena, in particolare Pierluigi Piccini, che è stato sindaco di Siena dal 1990 al 2001, eletto con il PDS, e il sindaco Maurizio Cenni, che è stato sindaco dal 2001 al 2011. E sono interessanti le dichiarazioni emerse da queste audizioni. Sicuramente possiamo affermare che il patto del Nazareno era già esistente in anni passati, perché emerge in un certo punto di questa storia della vicenda della banca che si aprirono le porte agli uomini di Denis Verdini all'interno di Forza Italia quando entrarono in fondazione e nel consiglio di amministrazione della banca stessa. Questo emerge dalle dichiarazioni dei sindaci in audizione e da quanto audito si ha conferma del fatto che la sostituzione di Gabriello Mancini con Giuseppe Mussari ha sancito il patto tra La Margherita e il DS. Già queste sono cose estremamente importanti che metteremo nella relazione conclusiva. Emerge un ruolo centrale della politica, più di quanto ormai si sappia già, non ce ne dovrebbe essere bisogno, però è sempre bene ricordare di quanto i partiti abbiano influito sulla situazione attuale della banca. Cito quanto dichiarato dal sindaco Pierluigi Piccini: la politica, non soltanto locale, ha deciso le sorti della fondazione e della banca, in riunioni che avvenivano fuori dalle istituzioni. Questa è stata una dichiarazione molto forte che ci ha colpito parecchio. E aggiunge lo stesso: io stesso sono stato oggetto continuo di pressioni da parte dei partiti a cui appartenevo perché facessi certe operazioni e non ne facessi altre. È uno dei motivi per cui ne sono stato espulso nel 2004. Noi espelliamo persone solo quando mettono mano nell'armadietto, solo quando pensano di poter mano nell'armadietto, li cacciamo e il PDS cacciava persone quando non facevano determinate operazioni bancarie. Un'altra dichiarazione forte che è emersa dalle audizioni, che devo assolutamente condividere con voi, il fatto che emerge quanto l'acquisizione di Antoveneta. Ci sono punti oscuri simili a quanto è avvenuto nel passato con l'acquisizione della banca 121, quella particolare banca della Puglia. E direi di leggere e cito quanto dichiarato dal sindaco, questo riferimento al sindaco Cenni, quando dice che ci sono state pressioni politiche, lasciando intendere che si facesse riferimento ad Alema, dove ho controllato le registrazioni. Fu pagata troppo ed era un istituto di credito virtuale senza penetrazione sul territorio. Quindi facendo emergere questa situazione di similitudine tra Banca 121 e Banca Antonveneta, come se già il dissesto finanziario della Banca Monte dei Paschi provenisse da qualche tempo prima. Quindi i lavori stanno andando avanti egregiamente, ci avviamo nella seconda parte della commissione d'inchiesta dove affronteremo anche l'aspetto di Fidi Toscana, questa partecipata tra Regione Toscana e Monte dei Paschi, e concluderemo con le audizioni e l'analisi delle partecipate tra Regione Toscana e Monte dei Paschi che riguardano almeno 7-8 altre società. I lavori concluderanno a giugno con una relazione conclusiva dove ci aspettiamo di inserire qualche elemento più propositivo per evitare di ripetere i soliti errori del passato.